Per la realizzazione di questo piatto occorrono i seguenti ingredienti: gamberi freschi preventivamente tenuti a bagno con del sale per eliminare tracce di eventuali conservanti, una zucchina, alcuni pomodorini, olio, aglio e prezzemolo, una bustina di zafferano, un bicchiere di spumante Brut. Rosolate i gamberi senza olio in una padella antiaderente sino alla completa eliminazione dei loro umori, avendo la cortezza di rosolarli su entrambi i lati. Sfumate con il vino spumante Brut e rosolate sino alla quasi completa evaporazione. Mentre sfuma il vino, preparate una zucchina tagliata alla julienne. Appena il vino nei gamberi è sfumato, toglietevi dalla padella, in questa mettete le zucchine, l'olio quanto basta, l'aglio e il prezzemolo e fate soffriggere sino a rosolare le zucchine. Togliete le zucchine e mettete i pomodorini e fate soffriggere. Aggiungete del peperoncino e coprite con un coperchio per ammorbidire i pomodorini. Aggiungete quindi in sequenza le zucchine, i gamberi e salate. A questo punto il cuoco si concede un brindisi perché l'opera è quasi pronta.
esagerando ed amalgamando il tutto. Mettete una pentola d'acqua a bollire e buttate la pasta. Quando la pasta avrà rilasciato il suo amido, prendete un mestolo di questa acqua e aggiungetelo al sugo. Questo gli darà la giusta cremosità. Scolate infine la pasta e fatela saltare col sugo. Impiattate e servite. A questo punto, signori, tutti a tavola e buon pranzo!